Buon salve a tutti ragazzi, io sono Spartano, benvenuti sul mio canale e questo è il mio primo video unboxing. Siamo quasi alla fine del 2020 e stiamo vivendo forse uno dei periodi più brutti della nostra vita e in questo periodo di noia, cosa si fa per andare avanti? Si fa shopping. Un saluto anche dal mio bellissimo e nuovissimo pigiama. Andiamo subito a vedere cosa contiene questo bellissimo pacco che mi è arrivato oggi. Scusate le mie forbicine non proprio professionali. Se sentite della musica di merda in sottofondo è perché non sapevo cosa mettere e ho messo della musica free copyright di YouTube, che non si sa mai. Cerchiamo di essere sempre più delicati possibile. Non si sa mai. Cerco di accelerare un attimino. Non mi aspettavo che questo pacco fosse così grande, qualcosa di abnorme, non ne avevo assolutamente idea. Siete pronti? Siamo pronti? Non esce neanche da grande. Cioè, ragazzi, è una figata allucinante. Ripeto, non credevo fosse così abnorme. Questo lo possiamo cacciare via. Vediamo di non fare danni anche alla scatola, che mi sembra veramente molto bellina. Personalmente io in questo periodo natalizio ne approfitto sempre, pur non credendo in questa festa di merda, però è un'ottima scusa per farsi dei regali, no? Soprattutto in questo periodo di cacca, e uno deve pur tirarsi sul morale in qualche modo, no? Come vedete sono anche una capra per quanto riguarda gli unboxing. Come ho detto, questo è il primo video. Un Tetris questa scatola. Spacco tutto, non mi frega un cazzo. Non so se sono pronto, sinceramente. No, vabbè, ragazzi, è qualcosa di allucinante. Cioè, non credevo fosse minimamente così grosso, è quasi troppo grosso. Ovviamente io sono un fan sfegatato di Dragon Ball e il Super Saiyan di quarto livello è la mia forma preferita. Broly è uno dei miei personaggi preferiti, e anche se Broly Super Saiyan 4 non esiste, noi ce la facciamo andare bene qua. Di certo non disprezziamo. Anche perché in passato, un po' di tempo fa, mi feci sfuggire sempre una figura di Broly Super Saiyan di quarto livello, che se non sbaglio all'epoca era una cosiddetta Exceed in resina, cioè si chiamava così. Me la sono fatta sfuggire e non l'ho mai più ritrovata e me ne sono sempre, sempre, sempre pentito. Quindi, appena ho visto questa, ho detto no, questa volta no. Ci siamo quasi, eh. Avete idea di quanto pesa? C'è anche giustamente il piedistallo con la bella codina. Tanto
facciamolo respirare. Cioè, ragazzi, di che stiamo a parlare? Cioè, guardate qua. Non penso di aver mai speso meglio i miei fottutissimi soldi. Pochi soldi. Le forbicine, sempre top professionali. Voi come ve la passate in questo periodo di merda? Sono curioso e se vi interessa dirmelo, fatemelo sapere nei commenti sotto al video, dove potete anche tranquillamente insultarmi, fare fondamentalmente quel cazzo che vi pare. Vediamo dove va il piedistallo e direi che ci siamo già. È un pezzo unico, meglio così. Direi che va a piede destro, piede sinistro. Ed eccolo qua, fantastico. Mi è arrivato oggi, ve lo faccio vedere da tutti i lati. È qualcosa di assurdamente fenomenale. Perfetto. Bene ragazzi, come potete vedere i miei mezzi per iniziare questo tipo di video, questo viaggio su YouTube, sono molto scarsi, quindi siate buoni, mi annoio e cerco di fare cose nuove. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, io vi lascio con lui.